la mia visione adesso, a parte qualche sulla ritmica, più che sulle note, mi rendo conto che gioco di più in generale sulla ritmica, che sulla sequenza delle note. Ok, stavamo suonando la stessa cosa. Okay. Se invece ci andiamo qua, cominciamo a creare degli incastri, vedrai che pure la scelta del note passa in secondo grado. Piano. Allora, se io parto, prova a suonare negli spazi. E poi non sento lei. Grande. Per me erano tutte giuste. Rock, invece non c'è, non stavo. Non era, non seguivi. Esatto. Era giusta l'intenzione, quindi non si andava a sentire. Non ho vento. Esatto. Come stare a fare? Spagna pure i cazzate. Senza questo, quindi noi. Ah. Ancora! No! No, e dai! È insufficiente! Bella grandissima! Marcella! Ancora una. Vabbè, che devo fare? Cioè, il fatto che la cosa che mi preoccupa è non sentire l'urgenza di suonare. Perché? No, ma la sento, si assicura la, allora, la percepisco. Eh sì, poi torno a casa, magari avessi suonato. Vai a suonare e dammi la birra. È così! Ma lo conosco da... Ah, così funziona. Ti possono Michele, suono la testa. Dai, ognuno mette la sua. Cioè, non c'è un modo giusto e un modo sbagliato. Questo sto cercando di dire. Non c'è un modo giusto e un modo sbagliato. Vuoi riprovare tu? Dai. Questa cosa qua. Ah, proprio così, ecco. Sì. Oh, cribbio. Dai. Oh, mio Dio. Vai, pippa. Vedete. Si nota bene. Thank you.
infatti. Io sì, esatto. Come diceva Cicciolino. Guardate, oh. Ma che vuoi? Da, cambia, ci siamo stati qua. No. Poi ci avete sto problema. Sono grandissimo, sì, grandissimo problema. Però tu con la voce si concentrano sulla voce, però pensa quante cose puoi sviluppare. Certo, sicuramente. Forse questo è il grande discorso di qua del passare adesso, magari uno faccio le cose. Magari vado a scuola e ci stanno dei ragazzetti che studiano, no? Passare poco tempo sullo strumento, cioè lo studio personale, no? Non solo la preparazione live, la preparazione. Se ti senti la necessità, magari non la senti la necessità. Io l'altra sera ci sono delle brunori, dai brunori. Non farò mai. Dove fa? Vuoi il plettrino? Grazie. Vuoi il plettrino? Grazie. E mollo mollo. Grazie Francesca, sto dicendo. Quindi io sono arrivato tutto indietro. Scusami, sto sudando e non sento. Io non sono abituato, per me parlare di ciò che gli altri. No, va bene. Purple Rain, mi piace improvvisare su Purple Rain, che è il La maggiore, però gli accordi non li so perché io ci improvviso, per Bacco, per Dinci di Bacco, cosa succede? Dovrebbe essere infatti il minore, poi si apre il La maggiore, ovviamente. Come lo racconta? Ma che sta suonando? Aspetta, voi sapete, chi non conosce Frank Zappa? Sì. Lui diceva che parlare di musica è come danzare gli occhi del pubblico. Come? Parlare di musica è come danzare gli occhi del pubblico. Quindi non me la raccontare, suona. Non perdere tempo, Marcello. Ecco, vedi? Fa diesi. Scusa. Me l'hai sballato tutto qua. Faccio un po'. Geometrie, questa in mi bemolle, non ti preoccupare, Mark Ribot fa di peggio. Che? Mark Ribot, chitarrista di Tom Waits. No, però, fammi capire che fatto lo prendo. Mi servirebbe una chitarra elettrica, 10 birre, camera mia e tutto invece chiuso. Invece sei solo. No, è che la sto ritrovando perché lo sai meglio di me. Sì. No, cioè, mille anni, e questa mi sposta tutto di un tasto. Ma a me scusa, mi. Sono in mi bemolle. Scusa, va. Oh, in mena. Dammi qui, dai. E mi? La povera patata mia, tutta bistrattata.